Valentino Berni, presidente CIA Siena, si è parlato di emergenza ungulati, è inutile sottolinearlo ancora, è un problema che da troppi anni, da decenni, affligge le aziende agricole di questa provincia, la provincia di Siena. Com'è la situazione, Berni? Ma i dati fanno veramente impressione. L'analisi tecnica è stata fatta stasera, un'analisi pesante. È un'analisi che racconta che solo in Toscana viene abbattuto un terzo degli animali e viene abbattuta in tutta la Germania. E quindi la situazione è fuori controllo. Quello che sta portando ancora più preoccupazione in questo momento, chiaramente, è l'arrivo della peste suina africana, e viene veicolata da questi vettori, e questi vettori sono nelle nostre campagne, nei nostri territori e vicino ai nostri allevatori, e questa è la cosa che preoccupa di più in questo momento. Però non è solo questo il problema, perché i danni e quello che questi animali creano e provano stanno realmente recintando, così rinchiudendo i nostri allevatori nelle riserve indiane, nei nostri agricoltori, i nostri allevatori nelle nostre riserve indiane che stiamo costruendo per difenderci da questi animali. Ecco, peste suina che per ora si è avuto dei casi nel nord-ovest d'Italia, perché può essere un pericolo anche per questa provincia? Ma può essere un pericolo semplicemente perché al momento in cui questa malattia viene riscontrata viene bloccato qualsiasi tipo di attività inerente al bosco e viene subito messo gli allevatori nello stato di quarantena ad aspettare che vengano abbattuti gli animali senza dare un altro tipo di opportunità, un altro tipo di visione. Questa è la cosa che più ci preoccupa, e considerate il fatto di bloccare completamente le attività sui nostri boschi, cosa vuol dire? Un lockdown del bosco, non poter entrare dentro il bosco per gli agricoltori, allevatori, per coloro che fruiscono i nostri territori come turisti, sarebbe una cosa, un danno irreparabile e pesante. Quindi non ce lo possiamo permettere, dobbiamo fare tutte le azioni preventive per far sì che questa malattia non arrivi, perché se rimaniamo qui ad aspettarla è chiaro che prima o poi arriva.